Elettronica 2, un esame che da anni, anni e anni, dico almeno una ventina, è uno spartiacque per gli ingegneri elettronici. Uno spartiacque che crea molte difficoltà per svariati motivi. E in questa descrizione mi occupo della grande banda frazionale, in particolare della necessità di poi cercare di analizzare tutti i singoli componenti che poi nel libro vengono descritti e qual è la finalità di questa analisi. Immaginiamo di avere un segnale espresso come il suo valore massimo per il seno della pulsazione per il tempo e di avere un carico RL a rappresentazione di un qualsiasi elemento che ha necessità di una funzione di attuazione, può essere una cassa di amplificazione, può essere un motore elettrico. Quello che ci chiediamo è come far sì che questo segnale riesca a governare la funzione che deve attuare su questa RL. Per realizzare questa funzione vi saranno diversi blocchi intermedi, ognuno dei quali assolve ad una funzione particolare. E tutti insieme, in modo distribuito, riescono ad assolvere alla funzione complessiva che è quella di attuazione di una particolare funzione su questo carico. Naturalmente, tutti questi stadi intermedi, per funzionare, hanno necessità di essere collegati a quella che si chiama alimentazione, che è il luogo dal quale si preleva l'energia in grado poi di pilotare la funzione che il nostro carico deve effettuare. Beh, questo tipo di analisi, che è un'analisi a blocchi tipica magari di altri esami, in questo caso, nel caso di elettronica 2, viene esplosa, cioè ogni singolo blocco, oltre a descrivere la sua funzione nell'attuazione di questa funzione distribuita, viene esploso nelle sue funzioni, nei suoi elementi componenti. E quindi viene descritto come viene realizzato, con quali dispositivi, che caratteristiche hanno questi dispositivi. In quest'ottica è importante, e nella descrizione del libro questa divisione comincia ad esserci, innanzitutto descrivere bene in che modo si riesce a costruire una corretta alimentazione. Ed è centrale che questa alimentazione funzioni bene per il funzionamento complessivo. L'alimentazione, come progettarla, come realizzarla, con che criteri sceglierne i componenti e in base a quali funzioni deve assolvere, viene descritta nel capitolo 1. Questa funzione di alimentazione. Spesso è necessaria anche un'altra funzione. La funzione che è necessario fare su un segnale d'ingresso, ipotizziamo che sia un segnale, per esempio, vocale, e che questa sia la cassa di per esempio, di un'aula, è necessario amplificare questo segnale fino a farlo diventare intellegibile dalle persone che sono nell'aula. C'è quindi una funzione importante di amplificazione che deve essere realizzata. Per realizzare questa funzione di amplificazione è necessario descrivere quali componenti la realizzano, in particolare come polarizzare questi componenti, per poi riuscirne a studiare il funzionamento dinamico, cioè il funzionamento per il segnale. Questo tipo di descrizione è caratteristica del capitolo 2 ed è naturalmente indispensabile polarizzarlo per poter parlare di come il circuito si comporta per il segnale. Non solo è necessario amplificare il segnale, ma visto che in questo caso si sta parlando di un'unica sinusoide, che è questa a pulsazione omega S, in realtà spesso i segnali, anzi, sempre i segnali non sono sinusoidi pure. In particolare i segnali sono costituiti, anzi si possono pensare come somma di più sinusoidi e quindi aventi un certo contenuto di banda, un contenuto frequenziale. È quindi importante capire come questi circuiti rispondono in dipendenza di qual è la frequenza di ingresso che si va ad inserire. Questo tipo di analisi è un'analisi che va sotto il nome di comportamenti in frequenza, che
Ci sono dei metodi semplificati per poter analizzare questo comportamento in frequenza, descritti anch'essi nel capitolo 2. Un'altra funzione importante quando si realizza appunto questa applicazione è: ma i dispositivi che ho all'interno sono dei dispositivi che rispondono con linearità? Diciamo, la traduzione di questo termine, che è matematico, insomma, che presuppone una linearizzazione del comportamento dei dispositivi intorno a quello che è il loro punto di lavoro, in sostanza ci dice questo. Se io inserisco la mia voce con un certo tono, una certa intelligibilità tra i vari suoni emessi. Posso con certezza dire che quello che esce in uscita è sostanzialmente la stessa cosa con un livello, magari un volume amplificato, oppure il passaggio attraverso questa catena ha un effetto distorsivo, cioè prende le singole armoniche del segnale di ingresso e le tratta in modo differente. Questo poi porta in uscita un segnale che risulterà la somma di armoniche trattate in modo non uniforme. Devo quindi analizzare che tipo di distorsioni introducono i dispositivi che realizzano queste singole funzioni distribuite. Anche questo è all'interno del capitolo 2. Una necessità importante dovendo collegare più dispositivi è quello di analizzare l'interfacciamento tra questi dispositivi. Un interfacciamento che dovrà avere più funzioni. Da una parte, in modo semplicistico, si potrebbe dire collegarli bene. Per collegarli bene si intende, non so, se un segnale è intenzione, cercare di riceverlo bene e di trasmetterlo bene. Avendo descritto alcune funzioni, che sono quella di amplificazione, di comportamenti in frequenza, di distorsione, di interfacciamento, diventa importante capire in che modo si può riuscire a controllare queste singole funzioni del mio sistema. Questo controllo può essere effettuato con quello che si chiama la controllazione. La controllazione è ampiamente descritta nel capitolo 3. L'altra funzione molto importante è quella di pilotare il carico, pilotarlo con i livelli di potenza necessari per ottenere la funzione che deve assolvere. E quindi c'è una particolare cura nella topologia circuitale di quest'ultimo stadio e viene descritto in modo esteso. In quello che è il capitolo 4. A questo punto, alla fine del capitolo 4, si è in grado di analizzare una struttura complessa e sapendo circa come sono distribuite le varie funzioni che questa struttura complessa attua. Naturalmente, nel tentativo di far comprendere queste singole funzioni come vengono attuate, si regredisce o si progredisce, dipende dai punti di vista. Dal blocco agli elementi all'interno del blocco che realizzano quella funzione, in particolare agli elementi isolati, e quindi abbiamo ad esempio nel capitolo 1 un'ampia descrizione di tutti gli elementi che poi vengono utilizzati per realizzare una funzione complessiva, sia che sia una funzione di blocco, sia che sia una funzione distribuita, e quindi si riprendono i BJT, i diodi, i FET, sia i MOSFET che i JFET. I dispositivi di base con il loro comportamento ideale e reale si analizza l'interfacciamento. Quindi abbiamo un'esplosione dei singoli blocchi in modo da capire in effetti dentro come sono fatti e solo a questo punto capire come interfacciarli. Una volta realizzato questo dispositivo, ci si chiede come questo dispositivo sia in grado di essere integrato.